A far data dal 2016, con la nuova normativa, la procedura esecutiva viene totalmente stravolta e diversamente dal passato, dove l'esperimento d'asta aveva un duplice passaggio, per cui avevamo un'asta senza incanto e qualora questa andasse deserta avevamo un'asta con incanto. Attualmente questi due passaggi logici sono stati assommati in un unico passaggio logico, quindi si avrà un'asta che sarà sempre senza incanto e a fronte dell'aggiudicazione avremo un'aggiudicazione definitiva. Nel passato l'asta senza incanto aveva la necessità, qualora si risultasse aggiudicatari dell'immobile, di una fase di interregnum di un tempo di 11 giorni a seguito del quale, se nessuno avesse fatto un aumento del quinto del prezzo di aggiudicazione, l'aggiudicatario poteva ritenersi definitivo. Qualora invece questo aumento del quinto si fosse avvenuto, doveva essere nuovamente indetta una nuova asta e si ripartiva come prezzo base dal valore oltre il quinto. Attualmente nell'esperimento d'asta compaiono due valori: il prezzo base, che è il frutto praticamente del valore espresso nella CTU dal perito incaricato dal tribunale, e l'offerta minima. L'offerta minima non è nient'altro che l'abbattimento del 25% del prezzo base. Quindi si cumulano in un solo esperimento d'asta quelli che prima erano due esperimenti, con incanto e senza incanto. Quali sono i passaggi logici che ci consentono di acquistare un immobile all'asta? Individuato l'immobile, vado fisicamente sul posto e mi rendo conto se il contesto di zona è a me gradito. Fatto questo, chiedo se l'immobile abbia un'anamnesi, diciamo, relativamente alla propria costituzione in tribunale, che mi consenta di fare un acquisto garantito. Questo è il passaggio logico più delicato, che ci consente di arrivare al Red Nationem con la capacità di discernere l'immobile che possiamo acquistare dall'immobile che potremo invece lasciare andare, per essere tranquilli. Nella realtà, una volta visto l'immobile all'interno e scelto quell'immobile, procura notarile, partecipazione all'esperimento d'asta con la formulazione dell'offerta e con l'emissione di un assegno circolare bancario, immediatamente dopo l'aggiudicazione il decreto di trasferimento, consegna delle chiavi e presa di possesso dell'immobile.